Fratelli rossoneri, amici rivali YouTube, buongiorno, 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 buongiorno e buon martedì a tutti, amici. Allora, ragazzi, io veramente vi invito a non ascoltare giornalisti, cose, perché ti fa soltanto venire che è nervoso. Stamattina ho visto un'intervista di un certo Ardito, che non so neanche chi cazzo è, che praticamente sparava 0 sul Milan, dicendo il vero Milan è quello dell'inizio della stagione, comunque è un po' migliorato, ma l'ha facilitato tanto questa chiusura degli stadi, perché alcuni suoi giocatori praticamente ha fatto capire che i nostri non c'hanno un minimo di palle, che con 60.000 persone i nostri avrebbero fatto molto più fatica, come se Ibrahimovic non ha mai giocato con 60.000 persone, come se Teo Hernandez si è dimostrato scarso anche nel girone d'andata, come che sì, comunque 3 anni fa non era forte quando l'abbiamo preso dall'Atalanta, come Bennacer all'andata non ha dimostrato che era fuori posizione, quando l'ha messo nella sua posizione comunque sia ha fatto la differenza. E niente, come Castillejo, che non giocava all'andata e si è messo a giocare, ha giocato titolare al ritorno e ha dimostrato quello che valeva, come se Rebic fosse scarso, come se nella Croazia non ha dimostrato un cazzo. E via dicendo, come Leao, che l'abbiamo pagato 35 milioni, quando si è messo a giocare a pallone ha fatto vedere che comunque sia sulla fascia è devastante. Insomma, tante cose che comunque sia, adesso io non voglio stare qua. Io ho fatto una bellissima diretta con Total, con Alfredo su Instagram, e che intanto anche ringrazio, saluto, grazie a Total Fred per avermi dato la possibilità comunque sia di farmi conoscere anche un po' su Instagram. Infatti ho fatto un bel po' di follower, secondo me anche sicuramente suoi. Comunque, sono i giornalisti che parlano tanto. Io vi invito, i miei fratelli rossoneri, a stare tanto zitti, a non stare lì neanche a pensare, a farsi sfasciarsi la testa e tutto quanto è. Adesso nella società comunque stiamo dando fiducia naturalmente a Elliot, a Gazzidis per le sue cose e a Maldini per il mercato. Che l'anno scorso ricordiamoci che Maldini, che tanto l'abbiamo criticato, ma io ho criticato Maldini, a parte che la sua lapide è stata quella di prendere Giampaolo, che è stato il vero errore, oltre a quello che di non vendere Suso, che non c'entrava un cazzo col gioco di Giampaolo, andava venduto, andava messo Çalhanoğlu dietro le due punte se proprio volevano fare gioco di Giampaolo, cosa che Giampaolo invece non ci ha capito nulla. Comunque vabbè, lasciando stare il passato, pensando al presente, abbiamo Maldini che comunque sia è un influencer a livello di portare a casa i giocatori, perché è venerato da tantissimi giovani, il quale era il suo idolo da piccolino. Quindi comunque siamo obbligati comunque a dare la fiducia a Maldini, un Maldini che io ho criticato sempre a livello caratteriale, perché gli altri quando gli succede qualcosa contro vanno a frignare in sala stampa, e non facciamo nomi, che vanno a frignare regolarmente in sala stampa, mentre noi invece sempre siamo lì zitti siamo. È questo che mi ha fatto incazzare di Maldini, e ho sempre detto: Paolino, inizia a tirare qualche pugno sul tavolo, qualche pugno in faccia a qualcuno come facevi in campo, comunque sia, che era una roccia in campo, inizia a tirare fuori un po' più di carattere. So che sei una persona timida davanti alle telecamere, ma ti ho sempre invitato a tirar fuori un attimino più le palle, quando comunque finisce la partita, avere il coraggio di andare in sala stampa a lamentarti, ma non con la vocina così, ma come gli altri che alzano la voce e iniziano a litigare con giornalisti, cose, iniziano a far casino. Se noi non facciamo così, sempre gli arbitri, tanto questi qua stanno sempre zitti, capito? Come quando andavamo a giocare le partite di calcio a 5 da ragazzini, quando c'era l'iscrizione al torneo, quando andavo a giocare a livello amatoriale, così per far contenti gli amici, ok, per divertirmi con i miei amici, c'era la squadra, quella che era rognosa, l'arbitro aveva paura, sempre la facilitava, quella che stava zitta si faceva i cazzi suoi, sempre li fischiava di contro di tutto, tanto questi qua non parlavano, ragazzi, tanto questi qua non parlavano, quindi era finita lì la cosa. Un minuto, ragazzi, me lo date? Detto questo, andando avanti, quindi invito comunque sia le persone assolutamente a non star qua a farsi il fegato marcio quando leggiamo questi pseudo giornalisti anti-milanisti, ok? Che scrivono queste puttanate, queste cose qua, sempre. Cos'è? Vi brucia così tanto che ci siamo ripresi perché pensavate che andavamo in Serie B, finito il girone d'andata, godevate, era già lì sul punto di godere, vi brucia il culo perché abbiamo 7 Champions. Vi brucia il culo perché la Rube è quella di quelli lì, i bianco e neri, lì, i zebrati, siamo ancora usciti ancora fuori dalla Champions. Vi brucia il culetto che avete finito un ciclo, ok? Che 9 anni di scudetto non avete mai concluso un cazzo in Champions, avete speso soldi su soldi e adesso avete le pezze al culo, avete. Vi brucia questo, quindi dovete sparare merda su di noi?
Ok, noi facciamo finta di niente, noi dobbiamo soltanto arrivare preparati per i preliminari, perché l'Europa League l'abbiamo visto ieri l'Indal, che comunque sia arrivata in finale, se vince comunque salva stagione. Ieri il video che ho fatto era completamente ironico su Suso, io gufferò come un pazzo l'Inter. Ok, ma la cosa di Suso l'ho fatta, voi non mi avete ancora capito un cazzo di come sono fatto, perché avevo fatto la mattina il video su Suso, ho detto salvaci Suso, era ironico, ok? Io gufferò come un pazzo perché voi comunque avreste fatto lo stesso nei nostri confronti e io sempre gufferò l'Inter, la Juve e le altre squadre comunque italiane. Ok? Sempre lo farò. Ok? Sono stato dispiaciuto per la tatta, per la favola e tutto quanto, però a parte invertite loro avrebbero gufato contro di noi, quindi vaffanculo anche l'Atalanta, sinceramente. Ok? Oggi sono incazzato, ve lo dico subito. Detto questo, oggi ci sarà una bellissima sorpresa, se Dio vuole, in mattinata che la vedrete dopo, primo pomeriggio, mattinata, adesso non so quando è. Ragazzi, vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccio. Continuiamo, spammiamo Instagram, siamo quasi a 1600. Spammiamo Instagram, arriviamo a 3-4 mila subito, che voglio arrivare a 10 mila entro Natale. Spammiamo Instagram, ok? Che adesso andiamo a fare le storie. Ciao!